gentili telespettatori, dei protagonisti in occasione dello spin-off di Made in Sud. Parliamo della fiction, della sitcom, praticamente Fatti Unici. Abbiamo incontrato qui nel parterre un artista a tutto tondo, lui è Paolo De Meglio. E Paolo De Meglio stava qui nel visualizzare le nostre gesta, in modo particolare anche quelle mie, è riuscito a fare due capolavori che mi ricalcono per intero. Facciamo vedere a favore di camera. Eccolo qua, questa è la prima, per intera, bene. E ce n'è anche un'altra. Qua stavo intervistando a Ciro. Allora Paolo, sei un caricaturista, ti occupi anche del sociale, di tante Sono altre opere. Sono un emozionalista più che altro, cioè faccio un ritratto al volo. Cioè non creo proprio la fotografia, ma è al momento, l'emozione del momento. Può anche non assomigliare del tutto, però a me l'importante è l'impronta artistica che do. E poi sono un pittore a livello internazionale, ho fatto mostre a Torino, a Milano, a Genova, a Roma, sono riconosciuto a Napoli, alcuni articoli di giornali, autore della Madonna di Zaro di Ischia. Affreschi, qualche affresco l'ho fatto a Solopaca in una chiesa, cioè sono un artista a tutto tondo, mi occupo proprio d'arte. E questa impronta artistica è il set che più ti ha affascinato, che tu ne segui tanti? Sì, anche perché il set che ho visto, diciamo, sono attori che ho conosciuto già in passato, come Ciro Cerruti ed altri, e mo ritrovandoli qua me li sono ritrovati avanti, mi è stato proprio difficile non farle un ritratto a tutti. Poi ho visto anche te, che sei un personaggio, perché io colgo il personaggio, il momento che faccio un ritratto seleziono, dico quello va bene, quello non va bene. Ho visto che tu sei un personaggio, anche tu, non sapevo nemmeno che eri un giornalista, e ho detto gli faccio un ritratto. Ok, grazie di tutto.